Repubblica. Ciò detto, il governo si riconosce quindi soltanto in alcuni degli atti di indirizzo che sono in discussione e che sono stati proposti dalla maggioranza. Al contrario, non può accogliere quelle mozioni che nelle premesse svolgono alcune considerazioni critiche e che soprattutto non tengono conto dello sforzo che è stato fatto e che ho testé ricordato. Per queste ragioni il parere è favorevole sulle mozioni Miccoli ed altri numero 101-129, Pizzolante ed altri numero 101-130 e Fautilli ed altri 101-135. Il parere è contrario sulle mozioni Ciprini ed altri numero 100-730, Placido ed altri numero 101-128, Cirielli ed altri numero 101-131 ed Occhiuto ed altri numero 101-134. Grazie. Sì, grazie. Allora. Sì, deputato Baldelli. Su Presidente, cosa? nelle motivazioni del governo mi è sembrato di capire che il governo, non condividendo le premesse di alcune mozioni, dà parere complessivamente contrario a tutte le mozioni. È evidente che, come il governo sa bene, che si può chiedere la votazione per parti separate. Certo. Ora, se il parere del governo è contrario, come ha motivato il sottosegretario, semplicemente per il fatto che non si condividono le premesse nelle quali, a suo dire, non è riconosciuto lo sforzo del governo su certi temi, ma sono condivisibili invece gli impegni, è di tutta evidenza che con una votazione per parti separate si andrebbero a votare le premesse in un modo e gli impegni in un altro. Quindi è forse opportuno che il parere del governo venga dato anche sugli impegni. Se il governo esplicitamente riconosce che sugli impegni il parere è negativo, è altra cosa rispetto a quello che ha detto fino adesso il governo. Grazie. Sì, io ho inteso che il governo l'ha dato nella mozione nel suo complesso, poi se il governo vuole specificare e precisare siamo qui per questo. Avevo capito che era generale il parere, prego. Grazie Presidente, chiedo scusa se mi sono espresso male, ma il parere del Governo è negativo sia per la parte delle premesse sia per la parte del dispositivo su tutte le mozioni, quindi non si può, diciamo, il parere del Governo è nel merito rispetto a questo testo e quindi non cambiamo parere. Sì, d'accordo. Allora, ecco la lista delle dichiarazioni di voto. Bene, allora passiamo al primo iscritto a parlare che è Giovanni Carlo Mottola. Prego, deputato, ne ha facoltà. Dove sta il deputato? Non lo vedo il deputato, non c'è.